Allora, Silvia Catellani, sono la titolare di Your Perfect Party. Diciamo che quella del wedding planner è una moda che andava molto negli Stati Uniti o comunque nelle località londinesi, adesso è arrivata con forza anche in Italia e voi seguite la sposa dall'inizio alla fine, quindi siete anche gli artefici della cerimonia. In un certo qual senso sì, ha preso piede in Italia ormai da 5 anni perché io ho iniziato questa attività quando Enzo Miccio ha iniziato su Real Time a fare il programma Wedding Planners, io ho iniziato praticamente nello stesso momento. È una figura ancora forse poco conosciuta, nel senso che la maggior parte delle volte viene vista come una voce di costo aggiuntiva al budget degli sposi, in realtà dietro c'è tanta professionalità, tanto lavoro, ma soprattutto la wedding planner in realtà è una voce all'interno del budget e questa è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare perché non tutti sanno, molti la vedono proprio come un costo in più, in realtà no, è un supporto, è un aiuto che diamo agli sposi e soprattutto riusciamo veramente a fare un po' la differenza, a far sì che l'evento, il matrimonio sia qualcosa di assolutamente originale e diverso da quello che si vede normalmente. Facciamo un esempio, arriva da voi la coppia di sposi anche un po' indecisa, ecco, in che modo li seguite? Cerchiamo di capire quali sono i loro gusti e come si è anche proprio sviluppata la loro storia d'amore, cioè cerchiamo di conoscerli loro un po' nel profondo e di capire qual è la loro idea di matrimonio, cioè che cosa hanno in testa e poi da lì da cercare di fare molta chiarezza, quindi si parte magari chiedendo se c'è uno stile che piace più di un altro, facendo vedere anche qualche foto, qualche esempio, se c'è un colore a cui sono particolarmente legati e poi da lì cerchiamo di insieme a loro sviluppare un po' tutti i dettagli del matrimonio, quindi dalla partecipazione che deve essere assolutamente in linea con quello che poi sarà l'addobbo floreale sia della chiesa o del comune, sia della location, il tableau de mariage, la bomboniera, tutto deve essere a mio avviso e è quello che io consiglio agli sposi, deve essere incordinato perché altrimenti troppi stili, troppi dettagli rischiano di cozzare un pochettino fra di loro e poi il risultato può non essere così sofisticato come in realtà, indipendentemente dallo stile, tutti gli sposi vogliono un matrimonio comunque molto chic, molto sofisticato, che si veda che è stato curato ma non raffazzonato o fatto in casa, diciamo. Ecco. Vi è mai capitata qualche richiesta particolare con cose un po' estrose, un po' diverse, un po' a tema, ecco, che ne so, il country? Sì, è capitato un matrimonio country dove la sposa assolutamente voleva avere, anziché le classiche scarpe col tacco, voleva invece gli stivaloni western ed è stata accontentata anche perché lei era così, era la sua personalità che veniva fuori in quel modo e io dico sempre agli sposi che è il vostro giorno, il matrimonio deve parlare di voi, dovete essere voi, non vi dovete sposare cercando di accontentare parenti ed amici nei loro gusti, ma deve venire fuori la vostra personalità, per cui se la sposa o lo sposo amano questo stile country e vogliono anche avere quindi un vestito che sicuramente è diverso dagli altri ma li rappresenta, ben venga. Quindi lì fu fatto tutto, tra l'altro in un agriturismo, sembrava veramente un piccolo ranch in realtà, in tutti i dettagli, compresa appunto le scarpe della sposa che erano degli stivaloni, fantastica comunque, era bellissima.